Fratelli rossoneri, amici e rivali di YouTube, buongiorno, 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 buongiorno. Buon martedì a tutti, amici. Allora, si sta meglio, non ancora al top, però piano piano ci rimettiamo. Salute. E allora, vi spiego cosa è successo. Mi hanno trovato 5 mm di sasso praticamente sulla zona viscerale. Cosa vuol dire questo? Che è un sasso dove ti ostacola l'uscita della pipì. Avere il membro, chiamiamolo così in termini tecnico-tattico, che tutta la giornata ti pizzica e ti sembra che devi andare a fare una pisciata della Madonna e non riuscirci, è una roba. È peggio di quando stai a letto con una donna che ti piace che non te la dà. È una roba incredibile. Volevo ringraziare tutti quanti. Prima cosa, il grande uomo Giovanni, mio grandissimo amico, che mi ha mandato questa sciarpa. Innanzitutto, una sciarpa bellissima, Giovanni, ti dico subito che non la prenderò perché me la voglio portare io, questa qua che mi piace troppo, è stupenda questa sciarpa qua. E volevo ringraziare, ma la mascherina dove cazzo? Ah no, è qua sotto, cioè, dove cazzo ho messo la mascherina? Volevo ringraziare tutti i ragazzi, soprattutto i ragazzi che hanno avuto, perché tanti ragazzi almeno una volta nella vita soffrono di coliche renali. Ieri Fabio Bergamo addirittura mi ha detto: guarda, lì sono stato in ballo 16 ore, ho spaccato due tavoli in ospedale, stavo morendo. Se ce li hai forti, poi è una roba, è la seconda volta che mi sono venute. Dovete bere tanta acqua quando è così e mangiare in bianco, tanta acqua e mangiare in bianco, tanta acqua, in modo che i calcoli si da soli praticamente sono dei sassolini che si asciugano e niente, vanno a posto tranquillamente. Più che antibiotici, tanta acqua e mangiare bene, tanta verdura in bianco e latte. Poi, detto questo, ovviamente grazie a tutti di cuore per i bellissimi, ma avete mandato tanti di quei bei messaggi di solidarietà. Ieri, guardate, ho lavorato qua, servivo e mi rimettevo sdraiato sul divano, servivo e mi rimettevo sdraiato sul divano. Sapete che razza non molla un cazzo col bar. Poi era il primo giorno di zona gialla, sinceramente di stare chiuso, stretto i denti come al solito, e poi le 6 sono andato in ospedale. Detto questo, ragazzi, allora vi chiedo gentilmente un'altra cosa. Iscriviamoci al nuovo canale che abbiamo fatto con che hanno organizzato da prima Mario Inter e il Tringa. Abbiamo formato questo canale che ci sarà dentro Fabio Bergomi, Sergio Sarruggeri. Sergio Sarruggeri, Fabio Bergomi, Diego Ligori ovviamente, che ti fa schiantare dalle risate. Come milanisti tireremo dietro anche diversi utenti, Alessandro Stroppa, lo zio Peter, loro tireranno dietro anche tanti interisti tipo Stefano Grammatico, tipo il Brizzo. Tireremo in mezzo anche degli utenti che se vediamo che diventano affezionati comunque a questo canale, che fanno domande pertinenti, che sono comunque sia assidui. Può darsi che tireremo in mezzo anche qualche altro utente, può capitare, siamo in tanti comunque. Mi sono dimenticato poi sicuramente qualcuno dell'Inter, no, i nomi adesso non mi vengono in mente. Davide, Cece Glorious, l'altro il Duce, com'è che si chiama? Manu, non mi viene il nome di Manuel, mi sembra che si chiama l'altro ragazzo dell'Inter, quelli con bel ragazzo con gli occhi azzurri. Quindi saremo veramente un bel gruppo, ci saranno diversi ospiti che verranno portati praticamente nella nostra nuova avventura. Sarà un canale dove ci scanneremo, ve lo dico subito, con rispetto però, con rispetto. Ci scanneremo con rispetto, non sarà, ve lo dico subito che sarà un canale viscerale, non sarà un canale da leccate di culo o da altre cose. Naturalmente con rispetto, non che usciamo fuori dalla cosa calcio, capito? Non che si andrà sul personale. Con rispetto a livello calcistico ci può essere anche uno sfotto viscerale, anche simpatico, però non bisogna mai mancare di rispetto perché ricordiamo che è sempre un pallone. E anche perché dobbiamo essere un esempio su YouTube. Dobbiamo far divertire e dobbiamo parlare correttamente di pallone. Veramente iscrivetevi al canale. Io non ho cugini. Ve lo ripeto di nuovo, io non ho cugini. Questo qua è il nuovo canale che ci sarà, dove veramente vi faremo divertire.
gireremo, poi una volta ci sarà io, una volta il Tringa, poi il Tringa insieme, poi Fabio Berg, gireremo comunque, ci divideremo i compiti e gireremo. Detto questo, volevo parlare un pochettino, visto che finalmente ieri è finito questo maledetto calciomercato, ok, perché io veramente l'odio solitamente, però devo dire che questo calciomercato la società bisogna dargli 9, almeno, se non 10. Tra il 9 e il 10 perché cioè, è andato a prendere Tomori che si è rivelato veramente forte, che dietro è una bestia e abbiamo bisogno di un difensore e l'abbiamo preso. Abbiamo preso Meite, che anche se non ha fatto benissimo nelle prime uscite, per me è uno che si rivelerà, secondo me, un ottimo innesto e ve lo dimostrerà. Davanti abbiamo preso Mario Mandzukic. Cioè, più di così penso che la società si doveva togliere un dito. Perché più di così non so che cosa poteva fare. Altri reparti da rinforzare non ce n'erano perché eravamo già a posto. Quindi, adesso come adesso, ci siamo veramente messi a posto. La società ha capito benissimo che si può puntare a fare qualcosa di importante. E infatti ha fatto un sacrificio. Ha fatto un sacrificio e ha capito che l'asticella e i tempi per andare a vincere qualcosa si sono abbassati rispetto a quello che pensavano e quindi subito è intervenuta. Adesso ragazzi, la materia prima ancora di più ce l'aveva tanta prima il mister che ormai è il nostro imperatore, ce l'aveva prima, ce n'è ancora più adesso. Adesso sta lui ancora a fare la funzione ancora di più. Ma però Stefano a gestire le partite, le formazioni così, secondo me è soltanto a Pioli ho visto sbagliare soltanto una formazione quando mi ha messo Meite dietro la punta contro l'Atalanta. Punto. Per il resto, secondo me, guarda, il lavoro di Stefano è una cosa incredibile, sia come uomo che come allenatore, che come mister, perché gioco ne abbiamo, gruppo è bellissimo, più di così è un mister, una persona umilissima che non si lamenta mai, uno come Pioli veramente sta facendo veramente faville. Bene, detto questo, ragazzi, mi raccomando, quindi io li do, scrivetemi qua sotto cosa ne pensate, che voto li date al mercato, io do dal 9 al 10. Magari 10 perché l'abbiamo preso un Vicente Hernandez. Chi se ne frega, cioè voglio dire, chi se ne frega. Cioè, giocherà da loro, cioè da loro non è che proprio lì non c'è nessuno. Io gli darei anche 10, sinceramente. Mandzukic, Tomori e Meite 10. Tre acquisti a Natale, che sei primo. 10 al mercato, visto che volano sempre 5, 6, 4. 10 al mercato del Milan. Scrivetemi qua sotto cosa ne pensate. Mi raccomando, appena finisce il video, andate sul canale. Io non ho cugini. Io non ho cugini. Nuovo canale del futuro che faremo faville. Oggi non faccio live anche perché vengono qua i miei genitori, sono preoccupati per quello che mi è successo, vengono qua. Magari farò una live, magari faccio un video, faccio magari un altro video dopo. Poi da domani riprendiamo anche le nostre live, quelle personali nostre a mezzogiorno verso le 2 di pomeriggio. Che poi la sera, spesso e volentieri, mi troverete anche a me, anche là in questa bellissima avventura. Troverete i migliori YouTuber che ci sono, li troverete lì. Allora, ragazzi, vi mando un bacio, vi mando un abbraccio. Grazie ancora veramente per tutto quello che avete fatto per me ieri. Veramente, grazie Giovanni per la sciarpa, davvero è stupenda, è veramente stupenda questa sciarpa qua, grazie. E che altro dire? Non, niente. Un bacio, un abbraccio, ciao a tutti e buona giornata.